Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, hai rapito questo cuore. Notte e giorno io penso a te, viva, 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 viva.
sole già lucente, le colline e i monti in ora, quando a sera si scolora, ti saluta il mio pensiero. Quando a sera si scolora, ti saluta il mio pensiero. Insieme. Evviva Maria, Maria, evviva, evviva Maria, e chi la crea. Evviva Maria, evviva Maria, evviva Maria. Evviva Maria! Agli altri questa vocazione, la vocazione di ricordare i nostri figli. Il Vangelo di questa sera, ok, Gesù affida a Giovanni la madre sua. Continua ad essere mamma, continua ad essere persone che devono lavorare per una famiglia, per un popolo, vedo il sindaco, l'amministrazione. Quanto è bello vedere una riflessione, non ci vuole molto, un incontro, una riunione di consiglio come Maria. Ma oh, esiste, potrebbe essere vero, e certo, perché noi portiamo avanti un cammino di un popolo innamorato di questa donna, ci potrebbe dire tantissimo. Abbiamo bisogno di imparare, E allora, cari fratelli, care sorelle, questa sera abbiamo l'orgoglio di guardare a Maria, di guardare a una persona che ha dato la vita per noi, che non si è tirata indietro, capitemi dove vi voglio portare. Una persona che nonostante le difficoltà ha fatto molto di più di quanto faceva. Perché le storie ci saranno sempre, e sempre di più forse storie negative, ma c'è sempre Dio che è più forte. Maria ci presenta questa sua esperienza di una persona
che è stata eletta. Tutte le genti mi chiameranno beata, perché lei, quanto è bello questo fatto. E chiudo con una, ricordandovi quella pagina stupenda della Visitazione, quando Maria, anche lei incinta, seppe di sua cugina Santa Elisabetta, avanti negli anni, non poteva avere figli Elisabetta, avanti negli anni. Io penso un pochettino a quante situazioni anche di sterilità spirituali. Non ce la fanno più, la gente ormai è sconfitta, c'è una sterilità spirituale. Maria che si mette in cammino, ecco il cammino ritorna. Fratelli miei, la fede ci dice di metterci in cammino continuamente. E quel pellegrinaggio che non ci fanno fare, perché siamo ancora alla pandemia, quel pellegrinaggio, quel camminare, fatelo spiritualmente, andate a trovare quella persona dentro di voi, anche con un messaggio. Adesso siete, ho visto anche i più anziani, avete fatto la fotografia con un telefonino, siete tutti bravi. Ma anche un telefonino può farci fare quel cammino di un messaggio, di una buona parola, di interessarci dell'altro. Fratelli, pensate, quello è il pellegrinaggio che vuole la Madonna. Quello è il pellegrinaggio, quello di andare a trovare una persona che magari sta più malata, più c'è bisogno di incontrarla. Quello è pellegrinaggio voluto da Maria. Maria che va da Elisabetta, perché deve stare 3 mesi, gli ultimi 3 mesi della gravidanza, per un servizio. Sta lì 3 mesi. Ma la cosa più bella che io sottolineo di quel brano, che quando si incontrano le due donne, il bambino ha esultato nel mio grembo, dice il Vangelo. Maria oggi è venuta qui ed incontra un'altra donna, che è la comunità sua, è il popolo suo. Incontra che dentro di noi c'è un bambino che forse si è addormentato, che si chiama battesimo, che si chiama fede. Che questa visita di Maria questa sera nella festa sua sia un risvegliare la nostra fede, i nostri buoni propositi. Che questa visita di Maria questa sera possa aiutarci davvero a ricominciare, mai stancarci, ma riprendere il cammino con più entusiasmo, sapendo che lei è con noi e non ci abbandona. E viva Maria! Viva Maria! E adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio.
padre dei poveri e degli umili, ha scelto Maria come tempio santo della sua gloria. A lui rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera. Ad ogni preghiera diremo: per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre, per la Santa Chiesa, perché accogliendo con umiltà e fede il dono della salvezza che il tuo Figlio gli ha acquistato a prezzo del suo sangue, diventi sempre più canale di grazia. E... Thank you.